Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Buongiorno e buon martedì a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici. Bentrovati ad un altro appuntamento di Non Solo Roma, insieme in vostra compagnia, speriamo fino alle 14 in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre per Radio Roma Television. Chi ci ha seguito ieri forse ricorderà che abbiamo parlato del boom letterale di turisti che sono previsti per queste vacanze di Pasqua 2024 nella capitale. Ma se è vero che Roma è certamente una delle mete più ambite soprattutto dai turisti europei, è anche vero che sono tantissimi i romani e non solo che per queste vacanze di Pasqua 2024 decideranno di partire o comunque stanno progettando di fare anche una piccola gita fuori porta, che sia nelle nostre città italiane, europee o addirittura in mete esotiche. Però c'è un piccolo problema: che si tratti di mete esotiche, mete europee o anche semplicemente italiane, viaggiare quest'anno non sarà così semplice, o forse potremmo meglio dire accessibile, perché i costi dei voli aerei sono davvero molto salati, come sono anche molto salate le tariffe degli alberghi, delle strutture ricettive. Dunque, quanti saranno effettivamente gli italiani che decideranno, nonostante tutto, bando all'inflazione, bando al caro volo aereo e caro anche tariffe degli alberghi, partire? Ne parliamo con l'area legale di Codacons, che è proprio la realtà che ha fotografato appunto questo problema, se così potremmo definirlo tra virgolette, relativo alle vacanze di Pasqua 2024. Dunque do il mio benvenuto in collegamento video all'avvocato Valeria Graziosi. Buongiorno Valeria. Buongiorno a voi e grazie per l'invito in trasmissione. Grazie a lei, è sempre un piacere affrontare queste tematiche, insomma, con una realtà come Codacons, che da sempre denuncia se c'è qualcosa che non va, potremmo forse dire così. È chiaro che ci troviamo in un periodo economicamente molto difficile, però insomma resta il fatto che partire da Roma e andare in una qualsiasi meta non sarà così semplice per questa Pasqua 2024. Esatto. Sfortunatamente abbiamo registrato appunto degli aumenti di prezzi vertiginosi, tant'è che come ogni anno nelle occasioni di partenza degli italiani, Pasqua, Natale e vacanze estive, il nostro ufficio legale si attiva proprio per verificare cosa accade, diciamo, nella vendita online di biglietti aerei, trasporti vari e anche per quanto riguarda appunto le strutture turistiche. E questa volta, diciamo, questa Pasqua 2024, nonostante abbia avuto, diciamo, il privilegio e il vantaggio di attirare molti turisti nella capitale e quindi portare un ottimo indotto, diciamo, a quella che è la città di Roma, ma anche il resto d'Italia, d'altro canto però costringe gli italiani e i romani, in questo caso parliamo anche di Roma, a casa praticamente, perché per muoversi bisogna accendere un mutuo praticamente. Infatti dai nostri studi vediamo che sì, praticamente dobbiamo stare tutti a casa, ci accogliamo i turisti ma noi dobbiamo restare a casa. Perché appunto un volo per esempio AR da sabato 30 marzo, per dire, a sabato 6 aprile all'estero, quindi diciamo in località internazionali gettonate come possono essere le Mauritius, le Seychelles, Zanzibar, Santo Domingo, hanno dei prezzi vertiginosi, tutti oltre 1000 euro. Soltanto per esempio, il volo aereo. Assolutamente, soltanto parlo solo di voli di tariffe aeree. Sì. Roma Mauritius abbiamo fatto una prova a 1247 euro, wow. Oppure Roma Seychelles 1148 euro, Roma Zanzibar 1080. Diciamo che la più economica addirittura sono le Maldive con 950 euro, te la puoi cavare. Parliamo soltanto di biglietto aereo andata e ritorno. Poi ovviamente devi metterci il soggiorno, che non vogliamo neanche immaginare quanto potrà essere, diciamo, in loco tutto quanto. Queste sono, diciamo, per le mete estere, diciamo al caldo, perché magari dopo un inverno uno se ne vuole andare a fare una vacanza, diciamo un po' una meta calda e sì. Ecco, al massimo possiamo andare, cioè al mare, voglio dire, ecco, un'altra un po' più economica. Possiamo restare sul litorale laziale, mi sa Valeria. Sì. Ah, mi sa che dobbiamo restare sulle live, perché qua anche a Sharm el Sheikh comunque ci vogliono 476 euro un biglietto aereo, una persona da territorio. Quindi voglio dire, è abbastanza proibitivo per l'italiano medio andare in vacanza all'estero a Pasqua. Ma non solo, rimanendo anche in Italia,
in soggiorno di 3 notti, camera doppia, hotel 3 stelle, dal 30 marzo al 2 aprile, quindi stiamo parlando proprio strettamente del weekend di Pasqua. Abbiamo registrato prezzi, per esempio a Firenze, nelle strutture alberghiere, da 400, minimo 407 € a 1.597, a Roma da minimo 251 a 2.723 massimo, Milano 342, 724, Venezia minimo 427 € per stare 3 notti, sino a 1.333. Se si vuole fare a questo punto una scappata a Napoli, forse è quella più conveniente, perché si paga 240 € per minimo per il weekend di Pasqua, fino a un massimo di 1.015. Diciamo che voglio dire, è abbastanza proibitiva la spesa pasquale, quindi siamo un po' preoccupati per questo, diciamo, per questo caro prezzi. Non è detto che se c'è un incremento del turismo in Italia per forza dobbiamo alzare i prezzi delle strutture in questa maniera, Infatti, diciamo, vertiginosa. esatto. È questo il punto, Anche no, perché poi Valerio? non Ci viene. viene spontaneo pensare. È chiaro che l'Italia diventa una delle mete più gettonate per i turisti europei, ma diventa molto esosa anche per gli italiani stessi, dunque. Quindi è questo un po' il riassunto. Esattamente, esattamente, perché diciamo in questo modo è vero che noi siamo gettonati, però se iniziamo ad alzare i prezzi, questo lo riscontro anche tra le mie conoscenze, gente che vuole venire in Italia, eccetera, però nel momento in cui in Italia noi spariamo, tra virgolette, passami il termine, questi prezzi così alti, è chiaro che diventiamo meno competitivi sulla scena internazionale. E quindi magari qualcuno sceglierà un altro posto dove passare la Pasqua invece che le nostre città d'arte, nonostante, ripeto, siano gettonate, però c'è sempre un limite oltre il quale poi il consumatore medio, anche internazionale, non arriva più. Quindi ecco, noi invitiamo comunque le strutture a darsi una regolata e poi proprio perché ci fa piacere comunque avere sott'occhio la situazione, perché comunque anche qui, voglio dire, diventa una questione abbastanza proibitiva. Gli italiani possono più viaggiare. E questo è un grandissimo problema, perché poi, al di là del fatto che il viaggio è comunque qualcosa che si fa per piacere, no? Per staccare un po' dalla routine, e quindi non è un qualcosa che ci lega alla sopravvivenza, ecco, parliamoci chiaro, Valeria. Però è anche vero che dietro al turismo c'è un comparto economico molto forte, no? Per quanto riguarda l'Italia. Quindi se anche gli italiani smettono di viaggiare, se, cioè, il turismo, il comparto del turismo ne risente parecchio. Assolutamente, assolutamente, perché comunque poi gli italiani sono viaggiatori, anzi, Sì. aspettano proprio le occasioni anche della chiusura scolastica per allontanarsi, Certo. le famiglie, ma questi non sono prezzi affrontabili per le famiglie, quindi è, diciamo, l'allarme che noi lanciamo è proprio questo, cioè anche, diciamo, alle compagnie aeree di non andare a cascare troppo, non speculare sulla questione famiglia italiana, perché la famiglia italiana può partire a Pasqua, non sono tutti figli di chissà chi che possono permettersi questi prezzi per farsi 3 giorni fuori. Non dico che dobbiamo andare per forza alle Seychelles, ma anche per andare a Firenze paghiamo, come dicevo prima, minimo 407 € per una stanza, che mi sembra, voglio dire, abbastanza, elevato, e anche questo, diciamo, è un po' un deterrente pure per l'accesso alla cultura, degli italiani stessi, che magari volendosi muovere nella stessa, propria nazione, incontrano, diciamo, dei prezzi esorbitanti ai quali non possono fare assolutamente fronte, insomma. Poi Certo. quando nel periodo pasquale, il periodo pasquale è un periodo che sicuramente è un po' più caro perché comunque la domanda spinge, però voglio dire, non arriviamo alla speculazione, perché poi dopo diciamo, si impoverisce proprio anche tutto il tessuto sociale delle famiglie che sono costrette a casa, non si possono muovere, perché quel momento che è adatto alle famiglie, perché le scuole sono chiuse, viene tartassato di prezzi, diciamo, con prezzi super elevati, quindi poi mi costringe a casa, mi costringe a non andare a vedere il mio stesso bel paese, a godere di quelle che sono le città d'arte in un momento in cui le famiglie possono fare. Quindi, diciamo, è un atteggiamento, diciamo, una condotta Che non abbastanza aiuta nessuno, ecco, forse anche aggressiva. questo un po', esatto. Comunque, per rimanere un po', ecco, nell'ambito di Pasqua, no, Valeria, voi di Codacons avete sottolineato anche un altro aspetto, no? Se un italiano volesse rimanere a casa, forse la maggior parte degli italiani rimarrà a casa in famiglia o comunque farà delle scampagnate nel territorio, no? Anche comprare i prodotti tipici di Pasqua diventa difficile in un periodo come questo. Pensiamo alle uova.
Sì, c'è anche il problema del caro uova di Pasqua che sono aumentate Esatto. percentualmente, anche il semplice uovo di Pasqua, che ai bambini, almeno anche qua, siamo di nuovo a colpire le famiglie, perché che si mangia? Sì, Esatto, i è vero, bambini, certo. gli adulti golosi ci sono, però in realtà le uova di Pasqua sono fatte per i bambini, quindi è chiaro che si va anche lì a colpire un comparto che è appunto quello della produzione dell'uova di Pasqua, che è come dire, quasi diventa quasi un bene necessario durante Pasqua, perché si sa che ogni famiglia comprerà, acquisterà quel bene per i propri bambini, e lì vanno praticamente a impennare il prezzo in maniera, secondo me, secondo noi, vertiginosa, ma anche scandalosa, aggiungerei, perché voglio dire, è proprio speculare sulle famiglie, sulla felicità dei bambini, sulla possibilità di permettersi un prodotto che è sempre stato considerato nell'immaginario collettivo comunque un prodotto accessibile, un prodotto che tutti possono Legato anche un po' al permettersi. gioco, no? Legato anche un po' al gioco, Valeria. Dunque, per andare bene, per sopravvivere, diciamo, a questa impennata letterale di prezzi su tutti i fronti, acquistiamo le uova di Pasqua dopo Pasqua e partiamo dopo Pasqua, allora, a questo punto. Sì, chi può farlo assolutamente. Si consiglia di partire successivamente, perché a Pasqua veramente, oltre il traffico, se si va su gomma, si trova un traffico non Esatto, indifferente. esatto. Quindi sì, chi può farlo la partisse dopo, che è sicuramente meglio, anche più Poi calmo. anche lì, Valeria, potremmo dire che il costo della benzina non è proprio accessibile per tutti, quindi insomma, forse questa Pasqua ci lascerà a casa, insomma, un po' a tutti. Bene, io ringrazio ovviamente te, anche mi permetto di darti del tu perché ormai sei nostra ospite fissa da diverso tempo. Ringrazio te ovviamente il Codacons per questa fotografia che avete scattato su Pasqua 2024, su questo piccolo approfondimento che abbiamo fatto insieme. Grazie Valeria, a presto. Grazie a voi, a presto e buona Pasqua. Grazie anche a te. Ci fermiamo per un brevissimo momento di pausa. Torniamo tra pochissimi istanti con un'altra fotografia, quella scattata dalla CGIL, però questa purtroppo non molto positiva perché riguarda gli under 35 e il lavoro. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.